L'Italia vince la medaglia di bronzo battendo nella finalina per il terzo e quarto posto gli Stati Uniti, campioni olimpici in carica, col punteggio di 25-20, 25-15 e 27-25. Al momento top scorer della edizione dei mondiali Paola Egonu, che ha totalizzato la bellezza di 275 punti. Credo sia irraggiungibile anche da parte di Boscovic e di Gabi, che si contenderanno la medaglia più preziosa tra poche ore nella super finale che vedrà opposto il Brasile alla Serbia. Lo so, all'inizio della spedizione il nostro obiettivo era diverso. Tutti davano l'Italia come favorita e secondo me forse questa pressione eccessiva ci ha giocato un brutto scherzo nella doppia sfida contro il Brasile, perché se già nel secondo girone avevamo perso 3-2, in quel caso credo nessuna delle due formazioni avesse giocato in maniera fantastica, si erano più affidate alle loro giocatrici di spicco. Infatti credo che entrambe, sia Paola che Gabi, chiusero la gara con più di 30 punti a testa. Ma nella semifinale quella vecchia volpe di Zé Roberto era stato proprio un gran furbacchione a mischiare le carte e a non farci capire tanto. Infatti abbiamo subito l'aggressività, soprattutto la carica, la voglia delle giocatrici sudamericane. Davvero un peccato, perché se ripenso che comunque siamo stati sempre ad inseguire in quel terzo set, quando stavamo indietro di 4-5 lunghezze, abbiamo recuperato, abbiamo avuto un set point. Non ho dormito bene per 2 notti, però credo che questo sia stato l'errore principale della nazionale: affidarsi troppo alla nostra giocatrice di punta, Paola Egonu, cosa che secondo me sia la Serbia che il Brasile hanno fatto di meno, appunto con Boscovic e Gabi. Ma ritornando alla sfida di oggi, le azzurre si sono dimostrate più hanno dimostrato più collettivo, perché comunque anche Alessia Orro ha fatto girare meglio la palla, ha tenuto più in partita Anna Danesi, che per noi è fondamentale, la nostra centralona, che ha totalizzato oggi altri dei bei muri, e poi combinazione è stata proprio lei con un muro a darci il punto della vittoria. Però ripeto, è un gioco di squadra. Molte volte se ci appoggiamo, ci affidiamo troppo ad un giocatore, a meno che questo giocatore non abbia il ghiaccio nelle vene, non sia una specie di Michael Jordan o Kobe Bryant della situazione, secondo me diventiamo troppo prevedibili. Oggi, comunque, ricordiamo, gli Stati Uniti sono una squadra che non prende alla leggera queste partite, allenate da un mostro sacro che si era già aggiudicato, credo, un paio di medaglie d'oro nell'84 e nell'88 alle Olimpiadi, poi anche nel beach volley, che comunque è molto maniacale nella preparazione delle partite. Non a caso avevano vinto comunque proprio l'anno scorso la medaglia d'oro, credo in finale contro il Brasile. Sicuramente è una squadra che ha tanto potenziale, è una squadra che è stata plasmata da Davide Mazzanti. Speriamo davvero di riuscire a limare un paio di imperfezioni, perché comunque abbiamo giocatrici giovani, anche la stessa Marina Lubian, che è una centrale molto interessante, la più giovane della nostra spedizione. Poi comunque Alessia Oro, la nostra alzatrice, è relativamente giovane, credo abbia 24-25 anni. Abbiamo Elena Pietrini, Bosetti, che credo sia la giocatrice al momento con maggior numero di ace nel torneo. Vediamo quello che succede stasera, poi dopo nella finale. Però ripeto, le azzurre erano partite sia nel primo che nel secondo set indietro. Nel punteggio, anche indietro di 3 o 4 lunghezze, poi man mano che il set evolveva verso la fine, hanno, diciamo, messo la marcia in più e hanno effettuato sorpasso contro le giocatrici americane.
Nel terzo set sono state brave a non disunirsi e ad annullare la bellezza prima di 4 set point consecutivi, perché si sono trovate 20 a 24 sotto nel punteggio. In quel caso Capitan Sill ha realizzato il 21 a 24, poi Egonu che ha realizzato 25 punti oggi, e dopodiché hanno approfittato anche un paio di falli, soprattutto delle loro centrali, anche la stessa Washington, e proprio lei sul 25 pari ha tirato fuori una veloce, e quindi l'Italia ha approfittato e al primo match point con un muro proprio di Anna Danesi si è aggiudicata la partita con un punteggio tondo tondo 3-0. Il primo bronzo per le ragazze terribili, ma come sono state risoprannominate da Anna Danesi, le donne terribili, perché comunque sono cresciute rispetto a 4 anni fa. Se nel 2018 vincemmo l'argento, ma in quel caso non avevamo tanta pressione addosso, eravamo più una scoperta, una squadra che stava nascendo, una squadra che si stava mettendo in evidenza. Dopo aver vinto in maniera così aggressiva, comunque con un gioco spumeggiante, la VNL, proprio battendo con un secco 3-0 il Brasile, secondo me abbiamo sentito un po' troppo la pressione. Questo mese e mezzo di intervallo dalla fine della VNL, quando è stato intorno a fine luglio, all'inizio del mondiale, secondo me un pochettino ci ha fatto perdere smalto. Devo dire che l'Italia, sia nella prima fase del girone, non ha mai espresso quel gioco, quella fluidità che avevamo visto l'anno scorso agli europei, ma soprattutto quest'anno, ripeto, alla VNL. Davvero un peccato, però ripeto, non sempre si può vincere la vita, e allo stesso tempo io non sono uno di quelli che sale o scende sul carro dei vincitori. Considero comunque questa una grandissima nazionale, considero Paola Egonu come una delle più forti giocatrici al mondo, però ripeto, dobbiamo anche essere bravi a saper variare e a utilizzare le nostre migliori giocatrici nel momento più delicato del set, come ha fatto anche il Brasile, chiamando in causa Gabi alla fine del primo e del secondo, e poi nel quarto, quando ci hanno dato praticamente la mazzata finale, e in quel quarto set abbiamo completamente gettato la spugna. Ripeto, per noi il primo bronzo dopo l'oro del 2002, speravamo dopo 20 anni di riuscire a ripetere le gesta che furono di Francesca Piccinini compagne, però ci dobbiamo accontentare di una medaglia di bronzo, che un po' ha quella sensazione di, che ne so, abbronzata, ci può dare come quel colore giallo, come vedete alle mie spalle. Speriamo che sia di buon auspicio per le Olimpiadi, che comunque si giocheranno tra 2 anni in Francia. Ripeto, abbiamo un'ottima base di partenza, non diamo addosso a queste ragazze, abbiamo un bravissimo allenatore, Davide Mazzanti, che sta facendo un lavoro super. E ripeto, continuiamo così, e la prossima volta, anche quando si tratta dei cosiddetti mind games, non caschiamo nella trappola della vecchia volpe come Zé Roberto. Per stasera non lo so davvero per chi fare il tifo, entrambe le due formazioni sono comunque due formazioni stratosferiche. Forse, così a sensazione, posso dire che credo almeno Moki De Gennaro farà il tifo per la Serbia, perché suo marito Santarelli è proprio l'allenatore della squadra campione mondiale in carica, perché nel 2018 vinse al quinto set contro l'Italia. Vedremo se Boskovic e compagne saranno in grado di ripetersi e vincere il mondiale per 2 volte consecutive. Con questo è tutto, comunque è stata una estate meravigliosa per la pallavolo italiana. I maschietti ci hanno portato una medaglia d'oro, avevano fatto soprattutto oro delle esperienze delle sconfitte alla VNL contro la Francia e la Polonia. Non a caso, come ha detto il grande capitano Simone Giannelli, molte volte le sconfitte insegnano di più delle vittorie, e l'abbiamo visto i frutti. Le azzurre, secondo me, sono andate fortissime quest'estate, poi dopo
hanno secondo me pagato un po' troppo la pressione, perché si è visto già il cosiddetto body language nella semifinale contro il Brasile. Non ho mai avuto la sensazione che potessimo girare la partita, invece oggi con gli Stati Uniti siamo entrate belle, convinte, cazzute dall'inizio. Infatti anche mia moglie era meravigliata perché ha detto: non ti sento urlare, non ti stai agitando. E ho detto: cara, non ti preoccupare, sono convinto che oggi la portiamo a casa. Con questo è tutto, viva la pallavolo, sport meraviglioso, ci risentiamo presto, ciao!